Amici di Camera Car, benvenuti a questa nuova puntata. Ospite di oggi, un ritorno gradito, graditissimo, Mauro D'Acri, consigliere regionale. Ciao Mauro, bentornato. Bentrovati. Allora, partiamo il nostro consueto giro per parlare di agricoltura, di politica, di tutto quello che vuoi parlare di altro. Di pesca anche. Di pesca. Dopo ormai agricoltura, pesca. Pesca la parliamo più tardi, anche perché ne facciamo un giro, poi io ti lascio e tu vai a Catanzaro. Sì. Non anticipiamo, ma c'è qualcosa relativa proprio a questo settore, qualcosa di importante anche, no? Magari se vuoi parliamo anche di caccia, tutto quello che vuoi. Ma iniziamo proprio dal settore agricolo nello specifico. E raccontami un po' come vanno le cose qui in Calabria. Raccontami più o meno quello che sono stati, diciamo, gli ultimi cambiamenti, e a che punto siamo rispetto, diciamo, a dove ci eravamo lasciati qualche mese fa. Guarda, c'è un paradosso sull'agricoltura. Io forse lo dico sempre, noi stiamo avendo un sacco di problemi quest'anno, l'ho detto molte volte pure in questa trasmissione, per quanto riguarda i pagamenti degli agricoltori. Giustamente sono un po' in ritardo, dobbiamo fare alcuni pagamenti quanto riguarda le domande a superficie. Abbiamo sempre questo problema con Roma. Poi perché dico c'è un paradosso? Quando si va quasi ogni settimana, ogni 10 giorni si va a Roma, quindi a protestare per i ritardi dei pagamenti, ci tirano fuori sempre quei dati nazionali dove negli ultimi dati, sempre, ma da 3 anni, la Calabria è sempre in testa delle regioni nel pagamento dei fondi comunitari, quindi del PSR. Quindi è il sistema centrale che non va. È il sistema centrale che non va, quindi lì c'è un sistema che è in default, quindi pare che mo hanno iniziato ad aggiudicare, perché lì era scaduta la società che gestiva, l'hanno divisa in 4 tronconi, pare che fine novembre hanno già assegnato un primo lotto, quindi ci auguriamo che quest'anno le cose migliorano, perché giustamente la crisi c'è, gli agricoltori calabresi, per noi è strategica l'agricoltura in Calabria, il primo settore. E quando qualcuno dice sì, ma questo sono dei premi, non sono dei premi, lo ripeto, è un aiuto al reddito, che l'agricoltore deve guadagnare 100, non guadagna 100, guadagna 70, l'altro 30, per poter pareggiare il proprio bilancio deve essere dato deve essere date queste integrazioni, questi fondi comunitari, domanda unica, PSR, biologico, indennità compensativa, integrato. Anche perché poi l'agricoltore comunque dice, vabbè, ci sono problemi al sistema centrale, tutto quello che vuoi, ma io devo andare avanti. Agricoltore barra imprenditore agricolo. L'imprenditore e l'agricoltore ha ragione, perché giustamente chi è deputato a far rispettare un po' le regole siamo noi, quindi è giusto che si rivolge alla politica e dire ma cosa sta succedendo, perché non si pagano. Cioè, se noi siamo al 21,70 di pagamento, altre regioni che sono vicine a noi, confinante, sono al 7 e al 9, però questa cosa non basta più agli agricoltori calabresi, quindi ci auguriamo che quest'anno sia un anno diverso, saremo più veloci nelle cose. Abbiamo fatto tante cose pure positive, siamo usciti con la graduatoria dei giovani, 562 giovani, abbiamo dato il 7 di dicembre la graduatoria, abbiamo già dato i decreti, abbiamo messo in circolo solo sui giovani 90 milioni di euro che circolano. Giustamente oggi c'è tutta la fase dei ricorsi col sistema che abbiamo fatto dell'informatizzazione, quindi giustamente ognuno, ci abbiamo avuto gli accessi agli atti fino a inizi di marzo, oggi staremo esaminando questi ricorsi. Ecco, perché poi alla fine tu dici giustamente, ci sono alcune regioni confinanti che sono al 9, noi siamo al 21, certo. Però l'agricoltore questo poco interessa, perché poi alla fine deve fare i conti con il proprio, con il proprio budget, con il sostentamento anche. Certo, è a ragione, io do ragione all'agricoltore, essendo pure un agricoltore, perché queste cose quando non arrivano mettono in crisi un'azienda e un serio settore. Noi abbiamo avuto pure tutta la vicenda nei giorni scorsi per quanto riguarda il problema dell'associazione delle oliviculture in Calabria. Noi ne abbiamo oltre 20, siamo riusciti a Roma, perché quest'anno è stato un anno pure particolare, perché abbiamo avuto gelate, abbiamo avuto siccità, non ci siamo fatti mancare niente.
siamo stati a Roma, una riunione, prima che ho fatto un incontro con tutte le organizzazioni e le OP del settore olivicolo, dove abbiamo concordato insieme a loro la strategia da portare a Roma. A Roma siamo questa volta riusciti a portare la nostra strategia, in effetti nel decreto ministeriale che ritardava da una serie di mesi, erano quasi un anno che non davano questi benedetti criteri per il riconoscimento delle nuove regole OP. Grazie a Dio, fine febbraio siamo riusciti a portarla a casa. Noi abbiamo portato una posizione alla Calabria insieme alla Puglia. Io ho sostenuto il discorso di dire: guardate, per il riconoscimento c'erano alcune percentuali di commercializzazione che i soci dovevano portare e un certo importo da raggiungere. Ho detto: guardate che l'importo quest'anno noi non l'abbiamo potuto raggiungere pure in Calabria perché abbiamo avuto la siccità, una siccità che è venuta anche supportata, oltre che da tre delle varie delibere di giunta, anche da un decreto ministeriale che ci ha riconosciuto questa siccità in questo settore, e questo ha comportato anche a fare il riconoscimento a tutte le P olivicole calabrese. Oltre questo ci siamo trovati inizio mese a concorrere per il discorso per l'approvazione dei progetti delle OP. E noi abbiamo pure sudato qui, all'ultimo giorno col sistema inserire i dati, qui ballavano 13 milioni di euro per il settore, che grazie a Dio siamo riusciti a portare a casa. Sì, queste sono le cose negative. Queste cose che ho raccontato, io penso che dovevano essere delle cose automatiche, non sudate. Quindi deve essere una cosa che dove in automatico, la normalità delle cose è quello che stiamo cercando di portare, lavorarci su, sulla normalità, portare a normalizzare insomma il sistema. Il problema è che intanto ci siamo per fermare per la prima pausa e il normale diventa quasi un optional, bisogna sudarselo, certo. E poi insomma fare altro è ancora più difficile. E noi ci andiamo a prendere un bel caffè, Mauro, certo. Perché ci svegliamo. Tra l'altro tu hai parlato di clima, qua ci sono 16 gradi, sono ancora alle 8 del mattino, quindi certo. Va bene. Oggi si arriverà di nuovo ai 22-23, a tra poco. Le emorroidi e le ragadi sono un problema che causa fastidi a milioni di persone. Da oggi c'è Benebeo, un gel a base di olio essenziale di bergamotto e acido ialuronico, un eccellente aiuto naturale per contrastare i disturbi emorroidali. Benebeo, un valido aiuto contro le emorroidi, in vendita in farmacia. Per saperne di più, www.wellvitonline.com. L'Oleificio Gabbro, il frantoio biologico per eccellenza d'Italia, ha creato il più grande parco tematico dedicato all'olio di oliva. Ci trovate a Cassano allo Ionio, sulla strada provinciale Sibari-Lauropoli. Vi aspettiamo per conoscere la tradizione e degustare i nostri prodotti. Museo dell'Olio Gabbro. Conoscere la tradizione per migliorare il nostro futuro. Il gruppo Buone Vacanze Hotel Resort ha aperto a Rende, in via Alessandro Volta, il President Hotel 4 Stelle. Moderno e accogliente, con le sue camere eleganti e confortevoli, provviste dei migliori servizi tecnologici. E con le sue sale meeting, è perfetto per i tuoi viaggi di lavoro. La colazione con buffet internazionale è arricchita da centrifughe e spremute che rendono Sprint il pasto più importante della giornata. President Hotel, via Alessandro Volta, Rende. Telefono 0984 83 80 80. bvpresidenthotel.com. Rientriamo dopo il caffè e dopo aver sottolineato appunto la temperatura che cresce, e giustamente ti faccio una domanda adesso, non da politico ma di imprenditore agricolo, perché come spesso accade, noi registriamo queste puntate al mattino, ma tu sei già stato in azienda, hai già fatto qualcosa e poi ti dedichi alla politica, al mondo, diciamo, vai a Catanzaro, certo. In giro nel tuo territorio ma anche in tutta la regione, e ti occupi soprattutto dell'agricoltura, e soprattutto, ma non solo, dobbiamo dire, ti chiedo, da imprenditore agricolo, abbiamo avuto la siccità, ci sono le gelate, oggi si arriverà ai 20 gradi, domenica scorsa c'erano 25 gradi, splendida giornata di mare, mi ero anche abbronzato, sei un po', giusto, fuori stagione, e poi due giorni dopo si arriva a 5 gradi. Tutto questo un imprenditore dice: vabbè, ci sono i ritardi dei pagamenti,
e ci sono problemi qui in Calabria e c'è una questione alcune volte anche criminalità, insomma, in alcune zone, per alcuni, in alcuni casi. Adesso ci mette pure il clima, che non era così fino a qualche anno fa. Poi i cambiamenti climatici non possiamo discuterli, non possiamo farci niente, però cosa si può fare? L'imprenditore agricolo cosa chiede in questi casi? Guarda, ecco, l'imprenditore agricolo quindi ha tutta una serie di fattori esterni che condizionano la propria attività: ritardo nei pagamenti, il clima che ormai è strano, un giorno 25 gradi, un giorno 5 gradi, poi in questo periodo particolare della stagione questi sbalzi di temperatura rovinano perché c'è tutta la fioritura degli alberi, quindi una gelata adesso di compromettere una serie di raccolti di queste cose. Questa cosa incide molto nell'agricoltore e questo giustamente porta forse quella rabbia dell'agricoltore, dice ma non fa niente, cioè non fa niente per l'avverso giusto, e lì il tempo dice che non ci possiamo fare niente, che è contro questo, e lì è la burocrazia. Quindi tutti questi elementi fanno sì che questo settore, magari che doveva essere una cosa normale camminare, si complica, ogni cosa si complica, ogni giorno per questo settore è complicata. Ecco, questo diciamo che era un po' una curiosità, però è importante anche capire, quest'estate insomma, non ha piovuto per 5-6 mesi di fila, non abbiamo visto una goccia d'acqua, è una, per l'agricoltura questi sono grossi problemi, anche spese, perché poi bisogna anche... Sono spese, ci stanno tante problematiche, ad esempio il paradosso, pare che quest'anno sta piovendo, però era il 31 dicembre, noi eravamo al telefono perché sulla zona di Crotone, tutta la fascia ionica che va da Rossana a Cuto, lì non ha piovuto e quindi c'era tutta la raccolta, c'era tutta la coltivazione dei finocchi che erano compromessi, quindi abbiamo dovuto fare dei tavoli con la 2A per cercare di dare l'acqua agli agricoltori di quella zona, sennò avrebbero compromesso tutto il raccolto. Ma l'altro paradosso, proprio io mi trovavo l'altra sera a Bocca di Piazza, quindi in Sila, con tutti gli agricoltori, dove abbiamo fatto un incontro, perché giustamente proclamato lo stato di agitazione. Hanno proclamato la stato, perché il paradosso com'è? Noi siamo ricchi di acqua e questa è lì, specialmente in Sila, dove c'è una monocultura che è la patata, quindi quello si fa. E giustamente ci chiedono gli agricoltori il discorso dell'acqua, perché ci stanno preparando, c'è una stagione dove dobbiamo piantare, dobbiamo ordinare il seme, dobbiamo sapere se abbiamo a disposizione l'acqua e le concessioni. Su questo abbiamo fatto, c'era il sindaco di Parenti, c'erano le organizzazioni professionali, dove si è fatta una richiesta al prefetto di fare un tavolo con chi ha la concessione delle acque, quindi la 2A, l'Enel, l'altopiano Silano, e cercare di trovare un piano e mettere le condizioni a queste di irrigare, giusto per le autorizzazioni. Anche qualcuno mi diceva, dice guarda, anche abbiamo difficoltà ad avere le autorizzazioni per poter pulire i piccoli laghetti aziendali, dove poter attingere acqua, quindi cercare un po' di snellire questo. Io capisco, perché molte volte si dice sì, non ha piovuto, i laghi, abbiamo avuto questi fino a quest'inverno, fino a qualche giorno fa, e vedevamo i laghi della Sila, praticamente erano sotto livello, ma negli ultimi giorni un po' ha nevicato, ha fatto qualcosa, sì. Cioè, quindi là ti dicono c'è un problema di ordine pubblico, cosa noi dobbiamo fare perché l'acqua. Guarda, su questo anche come regione noi stiamo lavorando, abbiamo sbloccato per quanto riguarda con l'ufficio diga delle dighe che erano ferme a 30 anni, degli invasi anche sull'altopiano Silano, perché giustamente noi dobbiamo, io l'ho detto l'altra sera, noi dobbiamo lavorare su due binari, sull'emergenza che adesso come dare l'acqua ai nostri agricoltori all'altopiano, ma non è solo l'altopiano, è tutta la Calabria, come dare l'acqua, perché poi dall'altopiano Silano si arriva l'acqua nella Sibaritide, si arriva l'acqua nel Crotonese, a Sant'Anna, quindi è tutto un discorso che gira all'intorno, quindi di fare un problema come risolvere e come investire su queste opere, su nuove dighe, perché il problema dell'acqua questo anno che noi abbiamo avuto, l'anno che ci siamo lasciati alle spalle, è solo l'inizio di un discorso. Forse negli anni non abbiamo fatto una politica seria sugli invasi, sull'accumulo dell'acqua, oggi dobbiamo iniziare a fare queste politiche. In tal senso i consorsi di bonifica devono
anche, devono lavorare, insomma, anche loro devono fare il loro lavoro. Io ricordo l'anno scorso a giugno, ci sono polemiche, certo, anche con qualche commissario, certo, insomma. L'anno scorso a giugno, dicevi? L'anno scorso a giugno a noi ci hanno chiuso, il ministero, l'ufficio dighe, ci dice di non invasare più la diga di Tarsia. Diga di Tarsia che è stata fatta 50 anni fa e ancora per 50 anni fa era un invaso sperimentale. Quindi dice, se non fate il collaudo finale, noi ve la chiudiamo. E ci aveva autorizzato, mandato una lettera che abbassava i livelli di accumulo dell'acqua. Quindi si trattava di milioni e milioni di acqua in meno e quindi mettevamo in crisi tutta la Sibaritide. Lì abbiamo dovuto fare dei tavoli con il prefetto, con il ministero, siamo riusciti a far fare, a invasare e ci siamo impegnati. Il ministero ha finanziato un progetto. Noi come Regione Calabria, per rifare le paratorie, perché erano vecchie da 50 anni, per poter fare il collaudo finale, abbiamo messo 350.000 euro di bilancio e oltre questo abbiamo messo circa 1 milione di euro per collaudare delle varie dighe che erano già pronte, mancavano i soldi per il collaudo. Ci fermiamo perché a furia di parlare di acqua mi è venuta sete, andiamo a bere qualcosa, a tra poco. Le emorroidi e le ragadi sono un problema che causa fastidi a milioni di persone. Da oggi c'è Benebeo, un gel a base di olio essenziale di bergamotto e acido ialuronico, un eccellente aiuto naturale per contrastare i disturbi emorroidali. Benebeo, un valido aiuto contro le emorroidi, in vendita in farmacia. Per saperne di più, www.wellvitonline.com. L'oleificio Gabro, il frantoio biologico per eccellenza d'Italia, ha creato il più grande parco tematico dedicato all'olio di oliva. Ci trovate a Cassano allo Ionio, sulla strada provinciale Sibari-Lauropoli. Vi aspettiamo per conoscere la tradizione e degustare i nostri prodotti. Museo dell'Olio Gabro. Conoscere la tradizione per migliorare il nostro futuro. Il gruppo Buone Vacanze Hotel Resort ha aperto Rende in via Alessandro Volta il President Hotel 4 Stelle, moderno e accogliente, con le sue camere eleganti e confortevoli, provviste dei migliori servizi tecnologici e con le sue sale meeting è perfetto per i tuoi viaggi di lavoro. La colazione con buffet internazionale è arricchita da centrifughe e spremute che rendono Sprint il pasto più importante della giornata. President Hotel, via Alessandro Volta, Rende, telefono 0984 80 380. bvpresidenthotel.com. Terza e ultima parte di Camera Car. Allora Mauro, volevo parlare di questo sciopero dell'Altopiano Silano. Sei andato tu tranquillamente, ne hai parlato, quindi siamo a posto. Però a furia di parlare di acqua, al di là della sete, penso alla pesca e penso, certo, a ciò che andrei a fare questa mattina. Ovviamente i nostri telespettatori che vedranno la puntata domenica, ci spieghi cosa è accaduto. Anche sta per accadere in questo noi caso. Abbiamo due fondi, il fondo del PSR, quindi dello sviluppo rurale, e i fondi della pesca, che sono due fondi completamente diversi. Quindi noi lavoriamo sia sui fondi del PSR che sono proprio dell'agricoltura e poi ci sono i fondi proprio destinati per la pesca. Noi quest'anno abbiamo fatto anche un lavoro insieme a tutti i pescatori della Calabria, abbiamo fatto i nuovi flag. Allora, questi sono degli ambiti che abbiamo preso in discorso nella scorsa programmazione. Parecchi pescatori, quindi erano zone intere, erano fuori da questo sistema dei finanziamenti del GAC, del FLAG, vecchi GAC. E noi abbiamo detto, guardate, noi in Calabria ci possono essere massimo 4-5 flag, allora facciamo una cosa, dividiamo la nostra Calabria in 4, quindi abbiamo fatto 2 flag nell'area ionica e 2 nell'area tirrena, per non lasciare nessuna flotta di pescatori fuori di aria. E abbiamo fatto quindi questo primo lavoro con i flag, abbiamo fatto la costituzione dei flag, li abbiamo riconosciuti, sono 4,
e abbiamo avviato tutto l'iter, ci sono usciti già i primi bandi che possono, che possono partecipare i pescatori. Oggi firmiamo una convenzione con loro, quindi siamo proprio nell'avvio, entriamo nel vivo di questi finanziamenti. Poi la pesca è un altro settore che in Calabria risente di un sacco di problemi, quindi i pescatori si sentono pure soli, e sono delle zone, specialmente nel nostro territorio calabrese, dove i pescatori è un'economia importante, giustamente questi anche sono in crisi, quindi anche cercano da noi come cercare di dargli anche un supporto. Noi con questi fondi non è che risolviamo tutti i problemi della pesca, ma iniziamo già. Poi c'è sempre il discorso, noi parliamo sempre di fondi che sono 2014-2020, siamo nel 2018 e siamo partiti. Cioè, la cosa che fa rabbia, e hanno ragione i cittadini calabresi e italiani, questa lentezza che c'è delle procedure burocratiche, la solita burocrazia che rallenta, perché migliaia di procedure, ritorno, cioè. E molte volte la gente, giustamente qualche anno fa, si sentiva di meno l'esasperazione delle persone, delle aziende, perché forse c'era meno crisi. Oggi con la crisi la disperazione, l'esasperazione c'è, perché giustamente quando un pescatore, un agricoltore non riesce a portare reddito e a mettere a reddito la propria azienda, è giusto che questo qua si incavoli e si arrabbia, e le risposte le vuole le istituzioni. Quello che noi stiamo cercando di fare, un lavoro da 3 anni, giustamente posso sembrare di parte perché a difendere questo lavoro, perché giustamente i telespettatori che dicono tu sei da questa parte, quindi difendi il lavoro, devi cambiare, ma stiamo pure imprenditore però. Sì, per questo stiamo cercando con questa amministrazione di cambiare e mettere nella regolarità e nella trasparenza questo sistema. Senti, prima ti ho fatto una domanda da imprenditore, quella sul clima, no? Adesso te la faccio più da politico la domanda, anche se tu sei più tecnico che politico, secondo me, visto anche la tua provenienza, visto che tu provieni proprio dal mondo agricolo. Ci sono state le elezioni che hanno prodotto, insomma, un risultato. Questo risultato è sicuramente un risultato negativo per il Partito Democratico, e ci possono essere ripercussioni anche a livello regionale, ce ne saranno sicuramente, ce ne sono in corso in questo momento anche nel partito, questo magari non ti riguarda direttamente, però quanto possono disturbare le elezioni da un punto di vista, ma a chi svolge questo lavoro da amministratore, quanto possono disturbare poi queste tensioni, queste, perché a capo può succedere, succede anzi, Oliverio, insomma, qualche ora fa, si è anche un po' è entrato in questa polemica anche con i vertici del Partito Democratico. È naturale che quando c'è un'elezione e i risultati sono quelli che sono agli occhi di tutti, giustamente, dove non si aspettava magari una sconfitta di questa dimensione del centro-sinistra, e giustamente ci stanno delle polemiche, si cerca il perché è successo questo, perché questo, forse si è sbagliato, ma io dico, da queste cose, da questo risultato noi dobbiamo tenere tesoro, perché poi la volontà dei cittadini è sovrana. Quindi questo ci deve far riflettere, e quindi nella regione gli ultimi, questi appena 2 anni che sono rimaste, ci devono mettere più nelle condizioni. Se prima lavoravamo 10 ore al giorno, ma dobbiamo lavorare 22 giorni, e dovremmo, cioè, andare, come ha detto il ministro Martina, che oggi è reggente del Partito Democratico nell'ultima direzione a Roma, bisogna riandare tra la gente, aprire i circoli, parlare, ascoltare la gente, perché molte volte se noi ci chiudiamo all'interno dei palazzi, magari potremmo essere convinti che noi faremo le cose più belle del mondo, ma magari non c'è o la percezione che noi stiamo lavorando, o forse quello che noi stiamo facendo andrebbe fatto in modo lievemente diverso. Quindi io mi trovo concordo con il ministro Martina di andare nuovamente tra la gente, parlare, confrontarci, e molte volte fare tesoro da questa sconfitta,
e ripartire da qui e farci interrogare perché è successo questo e ripartire con una linfa nuova. Perché io penso che i presupposti per recuperare, per fare, se ce la mettiamo tutta, mettiamo da parte il passato, i litigi, sono per guardare il futuro, avanti. Da oggi in poi si deve cambiare registro, si va tra la gente, si ascolta e dobbiamo essere più veloci nelle risposte. Anche perché mancano 30 secondi, ti faccio l'ultima domanda. Ovviamente tu hai detto bisogna lavorare 12 ore al giorno, però se io lavoro 12 ore al giorno e remo da un lato e tu 12 ore al giorno remi dall'altro, non va bene. La domanda però che ti voglio fare è un'altra, visto che siamo davvero in chiusura. E lo stesso Oliverio ha detto, beh, adesso decido io, insomma adesso non ci sono vincoli con il partito e roba di questo tipo, e probabilmente andrà a rimodulare la giunta. Tu non sei di fatto assessore, non lo sei mai stato all'agricoltura, ma è come se lo fossi per certi versi, perché sei consigliere delegato. Può cambiare qualcosa anche da un punto di vista tuo personale? Cioè, tu sei pronto a prenderti in carico l'assessorato all'agricoltura? Che mi sembra giusto possa esserci, no, in una regione come la Calabria. Guarda, io non ho mai pensato, ma l'ho sempre detto mille volte liberamente, io non ho mai pensato a cose diverse. Io ho detto, mi sono sempre detto, io chi sono? Sono un consigliere regionale della Calabria. Il mio ruolo, il mio lavoro, che mi hanno dato il mandato i cittadini calabresi, è quello di lavorare e risolvere i problemi per i calabresi. Io dico molte volte si può lavorare da tante, non è che uno deve avere l'assessorato, non se vuole lavorare, deve solo mettersi e lavorare. Nessuno ti vieta di lavorare in questo, se uno ne ha voglia di lavorare e cercare di risolvere le problematiche. Io mi ritengo un fortunato perché non è da tutti, eravamo 300 consiglieri, magari eravamo candidati, ne siamo stati eletti solo 30, quindi il 10%, quindi se questi 10% che mi hanno dato mandato i calabresi, io fino all'ultimo giorno che sarò, perché io dico una cosa, i miei datori di lavoro oggi, quando io dico devo lavorare 10 ore, 15 ore al giorno, ma perché i miei datori di lavoro sono i cittadini calabresi, loro mi hanno mandati e a fine mese mi pagano loro, e quindi io fino a quando decido di essere in così devo lavorare. A me non interessa nel pennacchio, io voglio solo lavorare per la Calabria. Ecco, allora hai eluso brillantemente la domanda. Comunque noi siamo in chiusura, battuta che viene a me, tu hai preso tot numero di voti, adesso non ricordo il tuo numero di voti francamente, che insomma ci sono le preferenze alla regione, quindi certo, sei andato a prendere. Se ci fossero preferenze anche in Parlamento probabilmente sarebbe molto meglio, questo lo dico anch'io, e forse non ci sarebbe questo distacco fra cittadini e politica, almeno in parte. Questa è comunque una considerazione. Ma io ho sempre sostenuto, io sono di quelli delle preferenze. Ma lascia stare che io sono consigliere, i cittadini possono scegliere, esatto, tra le persone. La libertà di scegliere, perché in quel modo magari si trovano le persone nominate, invece di scegliere le persone, non sono per questo. E io sono contento che la legge elettorale in Calabria, il Consiglio regionale, c'è la preferenza. Perché se io ho lavorato 5 anni e decido di continuare, i cittadini calabresi mi possono bocciare o mi possono premiare. Se ho fatto bene è giusto che mi voti, se ho fatto male serve pure una prova per me, per vedere, uno stimolo se ho fatto bene o ho fatto male, ed è pure uno stimolo a lavorare sui territori. Perfetto, grazie Mauro per essere stato con noi, grazie a tutti quanti per averci seguito e alla prossima. Ciao.